Terremoto in provincia di Perugia, in Umbria, Umbertide, magnitudo 3,3. Di nuovo riscatta lo sciame sismico in Umbria in modo particolare, come poche, diciamo 2 settimane fa circa, quasi tre, dove era già partito uno sciame sismico proprio lì a Perugia, ovvero ad Umbertide, quindi l'Umbria continua a tremare. Incendi, domato il rogo tra la Francia e la Spagna. È stato domato, ma non ancora spento, il rogo scoppiato al confine tra la Francia e la Spagna, nei Pirenei orientali. L'incendio è scoppiato domenica sul versante francese e ha bruciato più di 1.000 ettari di vegetazione, costringendo le autorità a chiudere il traffico sulle 2 strade che collegano il confine. Interrotto anche il servizio ferroviario e, secondo i media spagnoli, sono 50 le persone che sono state momentaneamente evacuate. Sudan, Africa, si combatte da 3 giorni, appello alla tregua, c'è un tentato golpe delle forze di supporto rapido contro l'esercito governativo. Tant'è vero che il nunzio apostolico del Sudan dice: la situazione è grave, speriamo non sfoci in una guerra finire. E sarebbe chiaramente un altro fronte di guerra che si apre, oltre quelle che già ci sono in tutto il mondo. E infatti il Monsignor Cardaba è preoccupato per quella che definisce una condizione rischiosa e molto seria. Il Papa difende San Giovanni Paolo II, oggetto di illazione offensiva infondate. Quindi vedete come le notizie si susseguono, noi li mettiamo tutti nella santa preghiera e che il Signore abbia misericordia veramente di tutti noi peccatori. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.